una sola fotografia, un'unica immagine. E poi, perché l'hanno chiesto proprio a me? C'erano senz'altro persone più qualificate per parlare, storici dell'arte, ingegneri, architetti, matematici, medici legali. Dunque, perché proprio io? Se non fosse troppo assurdo, mi verrebbe quasi da pensare che il criterio di scelta sia stato l'omonimia, un Leonardo che disquisisce di un altro Leonardo, anzi, un Leonardo qualunque che parla del Leonardo per antonomasia, come se un nome bastasse a dare un senso a qualunque cosa e a rassicurarci. Già, un nome. Chissà che cosa spinge un genitore a dare un certo nome al figlio o alla figlia. Magari si tratta di un puro elemento decorativo, un accessorio linguistico da abbinare. Oppure è un talismano, un portafortuna, simbolo di buon auspicio, la speranza di un'influenza benevola. O forse è solo il subdolo tentativo di influenzare il piccolo ed inconsapevole individuo e di imporgli fin da subito una responsabilità ancora assai lontana da venire. Ma sì, chiamiamolo Leonardo, sarà costretto a pensare in grande e che diamine. Appena nati già pretenderebbero di avere tutto senza alcuna fatica. Ma sto divagando. Anche se divagare probabilmente è il modo migliore per renderti omaggio. Un pensiero da cui scaturisce un altro pensiero, e poi un altro, e un altro ancora, e ancora. Un pensiero d'oro, capace di rotolare in infinite direzioni e di moltiplicarsi come uno sguardo allo specchio. Tutto che si lega con un tutto, alla ricerca di un tutto, del tutto. Però, che pensieri profondi, per quanto stravaganti, che il mio nome sia davvero una fonte di ispirazione? Avrei tanta voglia di crederlo, e anche bisogno, ma non sono qui per parlare di questa sera. Thank you.
Thank you.
Thank you.
trovasi che Leonardo, per l'intelligenza dell'arte, cominciò molte cose e nessuna mai ne finì, parendogli che la mano aggiungere non potesse alla perfezione dell'arte nelle cose. Chissà che cosa avresti detto al caro Giorgio Corvasari per quella sua affermazione, forse un troppo tranchant. Anche perché tanto, questa storia del genio che cento ne pensa e nessuno ne fa è diventata talmente appiccicosa che c'è seriamente da rovinare una reputazione guadagnata con tanta fatica e tante notti insonni a studiare, a scrivere, a copiare, a disegnare. Sì, è vero, sei stato più bravo a progettare che non a realizzare, vittima innocente della tua curiosità compulsiva. Ma d'altronde, da ogni studio ne scaturiva un altro, ogni scoperta proponeva nuovi misteri da capire, da ogni risposta nascevano cento nuove domande. Come facevi a resistere alla tentazione? Io lo trovo molto umano, perché al di là del mito che sei diventato tuo malgrado, resti un uomo, con le tue fragilità, i tuoi dubbi, le tue incapacità, neanche un genio onnipotente, anzi, sapere tanto dà solo la dimensione del tanto non sapere. E anche tu, alla fine, sei stato divino solo nella tua incompiutezza. Proprio come questo piccolo scrittore, tuo omonimo, a cui senza troppi meriti, a parte il nome, hanno chiesto di scrivere di te, e che arrivato quasi alla fine del pezzo non ha alcuna idea di come concluderlo. Ma forse non c'è bisogno di finire. Incompiuto non significa per forza non finito, è lasciare uno spazio a chi verrà dopo di noi, uno spazio vuoto da riempire ed uno nuovo da immaginare, per altri che avranno ancora il desiderio di conoscere e di capire, di stupirsi e di sorridere come le Madonne di Leonardo. Per questo per voi, lasciando che ognuno di voi immagini il proprio finale, ma che non sarà mai anche una fine. Io invece adesso ho soltanto voglia di chiudere gli occhi e fare un salto, anche se per pochi istanti, ma riesco davvero a volare. E quanta bellezza, quanta bellezza! Ed è stupendo.